Ehi là, in guardia! Ebbene sì, ho appena recuperato questi scatoloni del mobile IKEA che abbiamo montato 2 giorni fa. Sono dei belli scatoloni, belli grandi, di un cartone piuttosto spesso e che mi sono piaciuti dal primo momento. Ma una domanda mi è scaturita al momento in cui abbiamo comprato questo mobile, che è costato la bellezza di 199 euro. Comprato da IKEA a 199 euro, vediamo se si vede là in alto, sì. Ma la mia domanda nel momento in cui l'abbiamo montato così è stata: ma quanto ha guadagnato IKEA su questo mobile? Facciamo due conti e vediamo quanto guadagna sul mobile a livello di margine diretto e quanto poi resta per pagare tutto il resto, perché sappiamo bene che IKEA è una grandissima distribuzione, deve pagare una fraccata di dipendenti, mi pare tipo 160.000, deve pagare i magazzini, gli stoccaggi, i trasporti presso i magazzini e un sacco di roba. Quindi quanto guadagna IKEA veramente su ogni singolo mobile? Andiamo a fare i conti. Bon, fra i costi che IKEA deve sostenere per ogni singolo mobile ci sono sicuramente le spese del legno. Banalmente, legno. Ci sono poi tutti quei piccoli armennicoli che si usano, gli incastri, i tacchetti di legno, i tasselli, le cose per montare insieme il mobile. Quindi, diciamo, piccoli utensili. E poi ci sono altri due costi che sono in maniera diretta associabili al mobile, ossia il cartone dell'imballaggio, questo oggetto qua che io ho recuperato dalla spazzatura. E per finire il trasporto, non il trasporto dai magazzini di IKEA ai magazzini locali qua di Pisa, ma il trasporto dal magazzino di Pisa al mio domicilio, qui dove sono, dove siamo in questa casa. Quindi 4 costi, il legno, i piccoli utensili, il cartone e la spedizione dal magazzino IKEA di Pisa alla mia casa. Ora uno può dire: ma Bernardo, non stai tenendo in considerazione di tantissimi costi, per esempio tutto quello che si diceva prima, 160.000 dipendenti in tutto il mondo, tutti i magazzini, tutti i rifornimenti. Ok, calmi. Allora, quello che voglio calcolare in questo momento è il margine diretto sul prodotto, cioè tutti quei costi che sono allocabili direttamente sul prodotto. Quindi, in questo caso, queste 4 tipologie di costo. Tutto quello che rimane, che chiamerò margine diretto, sarà la parte che IKEA si tiene per conto proprio per pagare i dipendenti, i magazzini, le attrezzature, i camion e tutto, e poi anche una parte di guadagno. Pensa che nel 2018 tanti piccoli pezzettini di utile avuti da ogni prodotto sono andati a creare una massa di 4,2 miliardi di utile. In tutto questo ora vorrei provare a stimare queste 4 voci di costo per capire quanto io stimo che IKEA spende in maniera diretta per questo mobile, quindi quanto ha guadagnato. Allora, come prima cosa dobbiamo, video che ti rimando, ti rimetto qui nel link, dobbiamo scorporare l'IVA, perché IKEA ha venduto il prodotto a 199 euro, ok? Ma cosa succede? 199 euro, come sappiamo bene, è il prezzo IVA inclusa. Quindi prima noi dobbiamo andare a scorporare l'IVA e facciamo un conto: 199 fratto 1,22 uguale. Quindi 199 fratto 1,22, chissà quanto fa, io direi 163,11, così a occhio, perché le mie divisioni a mente sono fatte benissimo. Dai, ho fatto prima il conto, così almeno non dovevo riprendere il cellulare ora e ci torna molto più semplice. 163,11 euro è il prezzo netto a cui IKEA ha venduto questo prodotto. L'IVA è una parte che poi andrà allo Stato e quella non possiamo contarla come prezzo di vendita del prodotto. Quindi 163,11 euro che vanno direttamente ad IKEA. Ora facciamo una cosa, facciamo che l'11 lo eliminiamo. Sono 163 euro che sono il margine, che sono il prezzo a cui IKEA sta vendendo questo prodotto. Ora andiamo a calcolare legno, piccoli utensili, cartone, spedizione, quanto possono costare. Allora, la parte più gravosa di tutto questo, a mio parere, è il legno. Allora, IKEA usa il truciolato. Eccoci qua con un nuovo bellissimo cartone di IKEA dedicato solamente a calcolare
quanto legno, quanto costa il prezzo, quanto costa il legno che IKEA utilizzerà per fare il mobile che abbiamo comprato. Quindi, perfetto, quanto legno utilizza IKEA per fare il mobile che abbiamo comprato? Allora, il mobile che abbiamo comprato si chiama Hauga, ed è composto, è un bel mobile ad ante scorrevoli, ed è composto da un po' di pannelli. Allora, andiamo a indicarli, sono, primo, due pannelli laterali di dimensioni 2 metri per 0,6 per un centimetro. Ora, un centimetro si scrive 0,01 perché sto scrivendo tutto in metri. 2 metri, 0,6 metri, 60 centimetri, 0,01 che sarebbe un centimetro. Poi abbiamo due pannelli, uno superiore e uno inferiore, quindi supinf, di circa 1,5 per i soliti 0,6 per 0,01 anche loro, ok? Poi abbiamo due ante scorrevoli che sono di, anche queste 2 metri, sono alte più o meno come l'armadio, sono di 0,01 e sono entrambe larghe circa 0,75, più o meno la metà della larghezza del mobile, ok? Per i soliti 0,01. Poi abbiamo delle parti interne, praticamente un settore interno e due divisori. Andiamo un po' a semplificare, che tanto non c'è bisogno di mettere tipo tutti i micro pezzettini, quindi facciamo una roba un po' al volo. Un pezzo interno che è tipo delle dimensioni del pannello sopra, quindi possiamo invece che mettere due facciamo 3, questo diventa un 3. E poi ci sono due pannellini laterali che sono tipo delle dimensioni, laterali, pardon, orizzontali, che sono delle dimensioni tipo del pannello superiore e inferiore, quindi qua mettiamo un 4. Quindi questo lo cancelliamo, semplifichiamo, 3, 4 e 2, ok? Facciamo i conti per tutta sta roba e cosa andiamo a trovare? Che praticamente quello che abbiamo usato a livello di legno è un decimo di metro cubo di legno, quindi 0,1 metri cubi di legno. Ora, quanto cavolo mai costeranno 0,1 metri cubi di legno? Questa è un'ottima domanda. Se noi comprassimo un pannello di un metro quadrato dello spessore di un centimetro, io come privato lo pagherei di truciolato, che è il legno che usa IKEA per questo tipo di prodotto, lo pagherei tipo 3-4 euro, una roba del genere. Ora, io voglio soltanto farvi sapere una cosa che è un dato tipo essenziale: quanto legno usa IKEA in ogni anno? Esattamente, IKEA usa ogni anno 21 milioni di metri cubi di legno. 21 milioni di metri cubi di legno. E tra l'altro, giusto per informazione, si tratta dell'1% del legno utilizzato ogni anno nel mondo. Quindi IKEA usa 21 milioni di metri cubi ed è solo l'1%. Bom, detto questo, io credo, così a naso, che IKEA possa fare delle economie di scala piuttosto importanti, perché io, se compro un metro quadrato di truciolato, spendo 3-4 euro. Io penso che nel complessivo IKEA per questo metro, attenzione, da una parte parlo di metro quadrato, da una parte di metro cubo, però un metro quadrato spesso un centimetro è 0,01 metri cubi, quindi praticamente IKEA per comprare questo 0,1 metro cubo, io penso, così a occhio, che non spenda assolutamente più di 15 euro. Allora, se noi andassimo in ottica lineare, IKEA dovrebbe spendere circa 25 euro. Io penso che non impieghi più di 10 euro, però mettiamo che siano 15 euro di legno. Quindi, per quanto riguarda il legno, abbiamo un costo, tornando al nostro pannello principale, di 15 euro. Ora, i piccoli utensili, parliamo dei piccoli utensili. All'interno della scatola che abbiamo aperto, anzi in realtà erano 3 scatole, che sono queste 3 che vedi alle mie spalle, abbiamo trovato, mi pare, 124 piccoli pezzettini tra viti, tasselli, punte, robe varie che ci servivano per montare il mobile.
Non voglio nemmeno pensare a un conto tipo di quanti miliardi di utensili usano, comprano ogni anno ad IKEA per metterli all'interno delle scatole. Io faccio una mia stima, conoscendo un po' di mondo dei ferramenta, così, io penso che, di nuovo, parlando di miliardi di pezzi prodotti per conto di IKEA per metterli all'interno dei mobili, io credo che a esagerare qua possiamo stimare 3 euro. Quindi i piccoli utensili li stimiamo in 3 euro. Cartone. Ora, il cartone è una cosa che onestamente non so stimare bene. Vederlo così, questo è un cartone molto molto bello. Anche il cartone che ho usato per fare i 21 milioni di metri cubi. Vedete che è un cartone veramente molto molto interessante. Non so stimare onestamente quanto possa costare l'involucro, ma così a naso, di nuovo, io credo che non possa eccedere i 5 euro. Però, per essere sicuri e esagerare anche qua, noi metteremo 7 euro, così siamo tranquillissimi che non stiamo sbagliando. Quindi il cartone 7 euro. Ora la spedizione. La spedizione riguarda, ti ricordo, la parte che va dal magazzino di IKEA qui a Pisa fino a casa mia, qua dove sono ora. Io credo che questa parte sia sostanzialmente stimabile in 5 euro. Di solito sono vettori locali, cioè sono aziende locali che fanno la logistica finale per portarla fino alle case delle persone. Solitamente una consegna in Italia costa tra i 5, i 7 e i 10 euro. Fatta in zona, nonostante appunto siano pacchi più grandi, io credo che non ecceda i 5-7 euro. Mettiamo 5 euro, abbiamo ecceduto molto dalle altre parti, mettiamo da questa parte 5 euro. Quindi prendiamo un foglio nuovo e facciamo tutti i conti che ci separano dal margine finale. Abbiamo detto legno 15 euro, piccoli utensili 3 euro, cartone lo abbiamo stimato in 7 euro e la spedizione finale in 5 euro. Ok? Quindi facendo i conti, 15, 5, 20, 3, 7 sono 30 euro. Quindi il costo che ha IKEA stimato per il mobile che abbiamo montato l'altro giorno, che abbiamo pagato 199 euro, che però IKEA sappiamo bene che lo vende a 163 perché dobbiamo toglierci l'IVA, in realtà alla stessa IKEA, probabilmente una stima anche particolarmente generosa, è costato 30 euro. Allora, IKEA, andiamo a prendere un foglio nuovo. In questa nuova super lavagna ho aperto un nuovo foglio. IKEA ha speso 30 euro per la produzione a fronte di 163 che ne aveva richiesti. Quindi 163 meno 30, stimiamo che a IKEA rimanga 133 euro di margine. Quindi 133 euro è il margine netto. Wow, sembra tantissimo, un'azienda milionaria. Sì, milionaria, è veramente milionaria, anche miliardaria. Mi pare che fatturi 40 miliardi all'anno circa. Cosa succede? Questi 133 euro saranno usati per 133 euro, diciamo, tutto il margine diretto di ogni mobile, di ogni prodotto venduto sarà usato chiaramente per pagare i dipendenti, i magazzini, tutto quello che abbiamo detto prima, l'ingegnerizzazione. Chiaramente IKEA su cosa vince? Vince che un prodotto grande, giga gigante, in realtà sta in una scatolina grossa così perché è tutto smontato e te lo monti addirittura da solo a casa. Questa è la vera, è il vero valore che ti vende IKEA. E tutto questo, tutto il margine, tutti, diciamo, i 133 euro che guadagna da ogni mobile, che per ogni mobile saranno chiaramente un valore differente, costituiscono poi il tesoretto con cui pagano tutto il resto e in parte con cui guadagna il signor IKEA che possiede tutta questa grandissima multinazionale. Questo è il mio conto rispetto a quanto penso che guadagni, qua tutto smontato, non c'è più il titolo, vabbè, a quanto penso che guadagni IKEA per ogni mobile, in particolare per il mobile che ho comprato l'altro giorno, di cui comunque vi metto il link in descrizione per avere anche una foto, idea di che cosa stiamo parlando. Io credo che il model business di IKEA sia molto interessante. Hanno dei costi fissi molto molto alti, i magazzini, tutte le cose che abbiamo detto prima sono costi fissi veramente importanti. Dall'altra parte però tutti questi costi fissi permettono di avere un guadagno variabile su ogni prodotto altrettanto alto. E un altro dato interessante tra l'altro è questo: quanto è il guadagno percentuale di IKEA sullo stesso mobile? Cioè l'ha venduto a 163, ma l'ha comprato, insomma, l'ha prodotto a 30 euro. In realtà, chiaramente è una percentuale sempre diretta, perché non stiamo contando di tutti i costi fissi, indiretti,
che ci sono per tenere sopra, per tenere in piedi tutta questa macchina. Però facciamo un conto. Abbiamo detto che il margine è di 133 euro su 30 euro investiti, che se tanto mi dà tanto fa qualcosa come 30 per 4 farebbe 120, ne rimangono altri 13, diciamo fa 4,2, 4,3, qualcosa del genere. Quindi sul mobile diretto quello che IKEA guadagna in realtà è il 430%. Benissimo, questo è quanto guadagna IKEA dai suoi 21 milioni di metri cubi che taglia, 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 taglia fino a farlo diventare il mobile che io ho comprato in questi scatoloni che mi è stato spedito a casa avendo comprato direttamente da internet. Grazie mille per aver visto questo contenuto, se ti è piaciuto metti un bel pollicione all'insù, se pensi che ci sia qualcuno a cui può piacere questo contenuto condividilo, mandaglielo che mi fa soltanto piacere e nel caso se ti piace il mio canale iscriviti qua sotto che è sempre gratis. Noi ci vediamo nel prossimo contenuto da 21 milioni di metri cubi.